Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video a casa di Alfi. Benvenuti a coloro che si sono iscritti e un grande bacio a coloro che mi seguono da sempre. Oggi la mia giornata inizia facendo colazione con un succo di carote e limone che io compro spesso perché mi piace tantissimo e mangio i miei biscotti ai cereali. Ragazze, la colazione è importantissima, è fondamentale. La mattina anche quei 5 minuti di relax della mia colazione mi servono per pensare a tutto ciò che dovrò fare durante il giorno. E infatti sto pensando sia cosa preparare per il pranzo e sia le pulizie che dovrò andare a fare. Quindi, ragazze, la colazione serve anche a questo, per immagazzinare tutta la giornata che abbiamo davanti. Per pranzo ho deciso di preparare la verza, che andrò a cucinarla insieme alle patate, carote, cipolle, sedano e un po' di pomodoro e andrò a fare tipo un minestrone. Beh, in questi periodi invernali è davvero piacevole mangiare questo tipo di verdure cucinate in questo modo. Ed ecco qua la mia pentola rosa dove andrò a preparare, a cucinare la mia verza. Beh, io amo il rosa, quindi anche le mie pentole dovevano essere rosa, vabbè, scherzo, però a parte che sono molto belle esteticamente, ma sono anche funzionali. Ed eccoci qua nella mia lavanderia, quindi da come vedete inizio a pulire prima il bagno. Innanzitutto metto la lavatrice perché essendo tanti di noi in casa, siamo 8 di noi, quindi immaginate i vestiti, le cose da lavare sono sempre tante. Poi se ho da mettere anche l'asciugatrice la metto tranquillamente, quindi la mattina va subito il mio pensiero ai vestiti da lavare. Poi inizio a pulire il bagno e uso Viacal. Mi trovo benissimo, è un ottimo anticalcare, mi toglie le macchie, quindi io per i bagni uso sempre il Viacal. Quindi Alfi di prima mattina si occupa del bagno, della lavanderia, delle cose da lavare e da asciugare. Quindi vi consiglio anche a voi di optare per questa soluzione. Quindi il primo pensiero deve andare sempre alla pulizia del bagno, perché è importante avere di primo mattino già un bagno pulito e ordinato. Cambio l'asciugamano giornalmente, quindi ogni mattina metto l'asciugamano pulito.
Poi, dopo aver pulito il bagno, passo il folletto come ogni giorno, perché per me è fondamentale l'aspirapolvere, cioè già gran parte del pavimento me lo pulisce, quindi mi toglie qualsiasi tipo di sporco e di polvere. Per lavare il pavimento uso Smac Pavimenti senza risciacquo. In pratica è un detersivo per pavimenti già pronto all'uso, quindi non bisogna diluirlo nell'acqua, ma bisogna buttarne giusto un pochino per terra e poi con un panno per pavimenti ovviamente pulito vado a lavare le mattonelle, ma è davvero ottimo, un profumo strepitoso. Vi consiglio anche questo, Smac. E passiamo alla pulizia della camera delle ragazze. Oggi ho preferito pulirla io, ma non perché loro non lo facessero, però siccome loro stanno studiando e sabato Pietro non fa lezione, non fa la DAD, quindi ho deciso di lasciarle studiare, stanno nello studio giù e quindi oggi ho deciso di farlo io. Ma generalmente la puliscono loro. Ma siccome la loro cameretta è talmente bella e accogliente che è un piacere pulirla anche per me. Le ragazze non amano avere le due lenzuola, quindi loro mi fanno mettere soltanto il lenzuolo con gli angoli e il piumino, anche se a me non piace sinceramente perché non lo trovo né esteticamente bello, ma ovviamente io non riesco a dormire senza il lenzuolo sopra. Però ovviamente loro sono ragazze, non so, si trovano in questo modo e io le accontento. Ma spero un giorno che si sposeranno, non avranno più quest'idea. Mi piace mettere anche un plaid come fondoletto perché lo trovo veramente carino ed elegante. Infatti la loro camera è arredata in stile shabby, in pratica io amo lo stile nordico, infatti da come potete vedere sono mobili che ho comprato da IKEA, anche gli armadietti, i letti, ma vi consiglio veramente IKEA, oltre ad essere cioè, di una qualità mediamente buona, ma sono davvero funzionali i mobili d'IKEA, anche se l'armadietto, da come potete vedere, non è molto grande e piccolo, hanno sia un armadietto Maria Pia e Cristiana, un armadietto Ida, si sono divise un po' le cose. Abbiamo dovuto fare anche due armadietti in questo modo perché la camera non era molto grande, quindi dovevano entrarci tre lettini e per forza maggiore abbiamo dovuto prendere due armadietti divisi. Ma vi posso dire che sono davvero davvero funzionali, hanno tanti scompartimenti, quindi ci siamo trovati bene. Anche i lettini sono buoni, sono comodi, sono resistenti, quindi vi consiglio veramente IKEA. Sto togliendo la polvere, ma da come potete vedere sul lettino di Maria Pia, sulla mensolina c'è di tutto e di più. Con Maria Pia ormai ho perso le speranze, Maria Pia è la più grande, ma spero che un giorno mi stia a sentire e non metta più tante cose. Poi passo il folletto, io nelle camere durante la settimana, una volta a settimana ci faccio anche una bella sciacquata, una bella lavata al pavimento, però generalmente tutti i giorni ci passo solo il folletto perché nelle camere di solito non si fa quello sporco che magari si fa in cucina o nel bagno, quindi per me una volta a settimana va bene lavare il pavimento. Poi ovviamente ognuno si gestisce la propria casa nel modo in cui crede. E beh, ho finito le pulizie nella cameretta, questi sono i loro copripiumini di Pushen, sono davvero davvero carini, con i loro cuscinoni che loro adorano, e questa è la loro cameretta.
E infine passo al piano di sotto perché ho la casa a 3 piani, quindi la camera delle ragazze sta sopra la mia. Quindi scendo e vado a pulirmi la mia camera. Beh, la mia camera la conoscete molto bene. Io adoro la mia camera, sempre in questo stile shabby, un po' che mi piace, che richiama la mia personalità. E anche qui mi vado a sistemare il letto. Ovviamente durante la settimana mi faccio il cambio delle lenzuola, mi pulisco un po' più a fondo la camera, poi quando giornalmente devo fare le pulizie, vabbè, si fanno le classiche pulizie più veloci proprio per tenere sempre la camera in ordine e pulita. Dopo aver fatto il letto, vado a togliermi la polvere con il Nuncas Casa 9, che è davvero un antistatico buonissimo, e mi pulisco i comodini, gli oggetti che tengo e il comò e il letto. Dopo aver spolverato, ovviamente passo il folletto, ma se vedete queste perline profumate della Vernelle, io generalmente le uso nella folletto, ma danno un profumo davvero strepitoso e rimane per la casa per tanto tempo. Quindi le vado ad aspirare e poi passiamo il folletto. Il profumo che emana è strepitoso. E per oggi è tutto, le mie pulizie mattutine sono terminate, grazie di aver guardato il mio video, grazie che mi seguite, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei video. Un bacione e al prossimo video, ciao!